dammi da bere, parole in mare, regalami grandezza e profondità, finché non sarò perfetta come tu mi vuoi, perché non avrò più pace se poi pace non sarai. Trasformami, modellami con le tue mani, costruiscimi. Nuova puntata di Orogel News in occasione del SES Meeting Orogel. Fine anno si incontra la forza vendita per i progetti futuri. Sì, abbiamo incontrato tutta la forza vendita che abbiamo in Italia, tutti i concessionari e i propri venditori. L'obiettivo era fare il punto di quello che è stato fatto fino ad oggi, ma soprattutto di parlare di novità, quindi di 2014. Devo dire che sia sotto l'aspetto del canale Normal 3, quindi canale tradizionale, quindi mondo concessionari, ma soprattutto in quello che sarà il food service, di novità ce ne saranno tante. Sicuramente a partire da gennaio 2014 abbiamo rivisto un po' tutto quello che è il packaging dei nostri prodotti, con due obiettivi fondamentali: quello di comunicare ai nostri consumatori finali quelle che sono le caratteristiche dei nostri prodotti, soprattutto le origini, le zone di dove raccogliamo, e dare la possibilità, grazie al QR code, di entrare nel vivo del nostro sito food service per raccogliere tutte le informazioni che mettiamo a disposizione, ma soprattutto di avere la possibilità di contattare in diretta il nostro team chef. Un servizio a supporto del comparto e anche il food cost. Sì, l'iniziativa che siamo riusciti a concludere la scorsa settimana è proprio questa, quella che tutti i nostri prodotti sono stati così analizzati, valutati, e da questo è venuto fuori un risultato che dobbiamo portare e comunicare a tutta la ristorazione, sia commerciale che collettiva. Il numero di porzioni per confezione, ma soprattutto i tempi di cottura e il costo per porzione. Quindi il nostro staff, la nostra ricerca e sviluppo, il nostro team chef hanno operato così veramente da vicino per dare dei dati che siano trasparenti e certi. Grandi professionalità, un fortissimo team chef, fortissimi personaggi referenti del settore agricolo, e a supporto all'Atere un sito, un web che comunque marcia velocissimo e apporta tutte le novità al comparto. Sì, direi che proprio questo collettore tra tutti i componenti sta dando una risposta importantissima al mercato. Mi devo complimentare con i miei collaboratori, col team chef, perché professionisti che riescono a scendere in un'azienda che trasforma prodotto come un prodotto vegetale, cioè un prodotto vegetale, e confrontarsi dando spunti, idee tutti i giorni per quello che è la realtà del mercato e delle richieste che ci sono, secondo me è la svolta per entrare nel vivo di un mercato per noi estremamente fondamentale e professionale. Presentati i progetti Orogel e presentati i progetti che riguardano Normal Trade e negozio Amico Special. Sì, in questi 5 giorni intensissimi abbiamo veramente percorso il lungo e largo d'Italia, abbiamo presentato tutti i nostri collaboratori, tutti i nostri concessionari, i progetti che ci accompagneranno per l'anno prossimo. Sono progetti importanti, stimolanti, siamo stanchissimi ma sicuramente entusiasti del lavoro che è stato fatto. Sostanzialmente continueremo a dare corpo al progetto Negozio Amico, che è stata la risposta che abbiamo dato e che ha avuto un ottimo grado di accoglienza per cercare di sostenere le vendite in qualità e in quantità dei nostri concessionari sul canale tradizionale. E il passo in avanti, ulteriore passo in avanti che andremo a fare sarà il Negozio Amico Special. Sostanzialmente andremo a dare maggiore qualità a un progetto che è già molto importante, nel senso che andremo a stringere un'alleanza, mi piace usare questo termine, ancora più
importante con coloro che hanno scelto di sposare e comunque di adeguare le proprie strategie di vendita al nostro prodotto con una strategia, un'alleanza ancora più serrata, quindi incrementando i fatturati attraverso materiali di supporto, quindi espositori, quindi tutto quello che serve per personalizzare e griffare un punto vendita con il logo Orogel. Quindi tutta una serie di situazioni che metteranno appunto nella condizione di essere sostanzialmente un negozio esclusivo che ci darà l'esclusività e che avrà per contro tutta una serie di benefit di pubblicità, di supporti, di strumenti che andranno ad aiutarle nelle loro vendite quotidiane. Questo è l'obiettivo, è molto ambizioso, occorrerà che tutti noi che curiamo dal concessionario alla vendita finale i prodotti ci adoperiamo, ma siamo entusiasti e da lunedì inizieremo a lavorare in questo senso. Quanta forza di coesione, quanta concertazione all'interno della vostra forza vendita? Sì, ce n'è tantissima, magari si rischia di dire banalità, però sicuramente così. Noi in questi giorni abbiamo visto al termine della proiezione, abbiamo fatto vedere, penso che sia emblematico questo esempio, il filmato delle facce di tutti coloro che fanno parte di questa famiglia Orogel, tutti coloro che sono impegnati dalla produzione alla scrivania e sono 8 minuti di faccia per vedere proprio la passione, lo spirito, l'entusiasmo, la serenità e allo stesso tempo la determinazione che venivano trasmesse da tutta una serie di sorrisi. Questo penso sia una situazione emblematica riguardo a quello che è lo spirito, la coesione che si respira all'interno della nostra organizzazione. La bellezza di questi incontri è proprio questa, è quella di innanzitutto incontrare tantissimi amici che come noi fanno parte della grande famiglia Orogel e che come noi tutti i giorni si alzano e affrontano il duro lavoro per portare sempre più in alto la nostra azienda, ma anche e soprattutto per incontrare tanti volti nuovi, tante strutture nuove. Grazie al lavoro che i nostri colleghi del Normal Trade stanno compiendo, oggi la rete dei concessionari ha raggiunto l'importante soglia di 42 concessionari di primaria importanza distribuiti su tutta la penisola per far sì che ci sia anche una distribuzione capillare dei nostri prodotti. Il piacere di rincontrarli, il piacere di conoscere i nuovi amici, ma soprattutto anche la possibilità di fornire a loro tutta una serie di indicazioni sui progetti futuri, su tutto quello che stiamo portando avanti, sia in termini di materiali, listini, folder, tutto il materiale che loro serve per la loro attività giornaliera, compresa tutte le varie novità che stiamo portando avanti sul mondo digitale, con i siti, con i forum e via dicendo, ma anche ovviamente l'opportunità di presentare loro la campagna pubblicitaria che è già partita e che si sta sviluppando in maniera imponente proprio in questi giorni, perché loro chiedono la comunicazione. Se c'è un mercato che ha bisogno di comunicazione è proprio quello del Normal Trade, che è un mercato difficile, è un mercato che soffre moltissimo la concorrenza di altre strutture e tipologie distributive come la grande distribuzione e che ha bisogno della pubblicità per sostenere le vendite e sostenere i marchi che sono inseriti all'interno del loro punto vendita. Oggi Orogel è una grande azienda di marca, loro lo riconoscono, ma grazie alla pubblicità riescono ad ottenere ovviamente delle performance di vendita molto più importanti. Sono molto soddisfatto degli incontri perché abbiamo ricevuto veramente degli applausi a scena aperta e l'entusiasmo che abbiamo saputo suscitare si trasformerà sicuramente in tantissime opportunità di vendita e di crescita per il nostro mondo. Mi auguro veramente di poter fare prossimamente altri incontri perché sono veramente incontri formativi che ti lasciano dentro qualcosa, ti fanno capire quanto grande, quanto importante è diventata la nostra famiglia Orogel, ma soprattutto anche perché ci danno tanti spunti, tanti suggerimenti, tante informazioni utili anche per il nostro lavoro. Chiudo dicendo, mi fa molto piacere dirlo a questi microfoni, che da tutti loro ho ricevuto anche tantissimi complimenti per il format Orogel News che loro seguono grazie al web, grazie al satellite, grazie ai moderni sistemi di comunicazione, lo seguono, lo apprezzano ed per noi è molto importante anche perché è un modo settimanalmente parlando di comunicare con loro e raccontargli tutto quello che stiamo facendo. Un grandissimo successo e sono veramente soddisfatto. Che è stato un incontro molto buono, mi è piaciuta l'azienda nell'insieme, mi è piaciuto i dirigenti e tutto quello che hanno detto e soprattutto le nuove iniziative che ci saranno. Un'azienda dinamica e un'azienda con cui mi trovo molto bene a lavorare. Un incontro che mi lascia sempre molto sorpreso perché scopro la professionalità di questa azienda, la conosco da quando è nata e tutte le volte mi sorprende per la volontà, la passione, l'innovazione che hanno e la voglia che hanno di fare le cose. E questo mi dà sempre più forza e voglia di poter ancora continuare. Su Orogel non c'è niente da commentare, l'azienda leader, una cosa bellissima.
prodotti di alta qualità, non lo dobbiamo dire noi, ma lo devono dire i nostri clienti. Il servizio Orogel che più per lei è rappresentativo? Ma diciamo che sui servizi sono tutti validi. Sono da poco entrato nel mondo Orogel perché è da un anno che faccio rappresentante per Pinguino SRL, però mi sta coinvolgendo e mi sta piacendo tantissimo. L'azienda e il prodotto è valido, io compravo prima anche Orogel e adesso lo propongo sempre con sempre più entusiasmo ed è bello farlo, insomma. Ma è stato molto costruttivo per la nostra azienda, per Orogel penso anche, perché è una ditta a cui puntiamo molto, è una ditta importante. Cosa l'ha particolarmente colpita delle tante novità proposte? Ma ha colpito soprattutto la voglia di sempre di innovare che hanno i dirigenti, soprattutto di Orogel. L'innovazione per me è fondamentale il giorno d'oggi, perché sennò si ferma il mercato. Direi un'azienda meravigliosa. Non ho altre parole per esprimerlo. Noi siamo diventati concessionari dal primo dell'anno, siamo abituati a lavorare con Nestlé essendo concessionari MOT, ma è tutta un'altra cosa davvero. Si vede la passione e si vedono i risultati in base alla passione. Una gran bella azienda. Per me è stato un incontro molto positivo a livello di azienda, un'azienda, noi l'avevamo vista l'anno scorso, quest'anno l'abbiamo riscoperta ancora più grande, insomma. Quali servizi e quali opportunità da parte di Orogel secondo lei sono vincenti per lavorare su questo mercato? A livello, la strategia è quella della pubblicità, sicuramente la strategia migliore, perché poi oggi senza pubblicità non si fa niente, però anche le cose che vanno a proporre sono cose che sono veramente valide e sono italiane oltretutto, diciamo. Da parte di Orogel oggi abbiamo notato che il servizio è a 360 gradi, perché ha toccato tutte le leve possibili per il marketing, quindi comunicazione, servizio, aiuto tramite chef, promoter in clientela, quindi non posso elencarne una perché ce ne sono tantissime. E mi piace dire che potrei riassumere con una parola che è stata ben usata da Orogel per spiegare tutto questo, la passione. Quello che ci ha colpito, ha colpito anche tutti i miei colleghi, è la passione con cui viene fatto questo lavoro. Si nota proprio quando parlano, quando ci spiegano e quando ci raccontano tutti i servizi, tutto il piano marketing che è stato fatto per il 2014, si vede proprio la passione in cui ci ha proprio colpito questo, ha colpito proprio veramente tutti la passione con cui viene fatto questo lavoro, che deve contagiarci, perché deve essere proprio oggi dobbiamo uscire da qui con questa cosa che ci deve contagiare, la passione per uscire, perché oggi è stata una bella giornata. Mi è piaciuto molto, una cosa molto costruttiva e positiva, è stata veramente una bella iniziativa, è un incontro che ha dato veramente le linee per l'anno prossimo e che ha illustrato il mondo Orogel, quindi è stato veramente molto costruttivo e positivo. Servizi, qualità, su quale leve poter contare per affrontare questo mercato oggi? Beh, sicuramente la qualità, mi sembra che a tutti gli effetti Orogel abbia qualità, quindi il servizio, quello compete a noi un po' insieme tutta quanta la logistica, sono due armi vincenti sicuramente. Appuntamenti che segnano il passo? Beh, questo è stato veramente un bel appuntamento, un bel incontro, li ho visti veramente carichi, ragazzi, i venditori hanno inteso veramente molto bene quello che è la missione di Orogel, i filmati, le novità, il nuovo PEC e il nuovo listino col food cost, quindi tutti strumenti utili per la vendita moderna, quindi i vari passaggi pubblicitari, i vari interventi, insomma sono cose veramente avveniristiche all'ultimo passo, quindi crediamo che sia veramente la strada corretta. Lungamente presentato in occasione di questo meeting il team chef Orogel, che questa sera conclude con una certa convivialità questa serata presentando le nuove referenze. Sì, abbiamo adesso per esempio stiamo servendo un risotto zucca con una crema di formaggio, abbiamo presentato la rondella di cipolla, cioè la cipolla a fette pastellata, e poi abbiamo presentato la zuppa legumi e cereali e termineremo con il famoso fogliotto, perciò tutte le novità di Orogel saranno sulla tavola dei nostri concessionari. Un grande applauso da parte dei concessionari al team chef Orogel, una grande soddisfazione. Ma il nostro lavoro cerchiamo di farlo bene ogni giorno e crediamo di soddisfare le esigenze dei nostri clienti.
E dalla cucina Salute e Benessere Orogel chiudiamo la puntata di Orogel News. Alla prossima settimana. Ciao.